Ciao, un benvenuto a tutte e a tutti voi a una ricetta con Orietta. Io sono Federica Gif e oggi cucineremo insieme con le eccellenze DOP e IGP dell'Emilia Romagna. Che cosa prepareremo oggi? Un hot dog, un hot dog vegetariano preparato con la piadina, gli asparagi, lo scalogno, lo squacquerone e un ketchup eccellente all'aceto balsamico. Ma andiamo a vedere subito tutti gli ingredienti nel dettaglio. Tre piadine romagnole all'olio IGP, aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia DOP, quanto basta, un mazzo di asparago verde di Altedo IGP, due scalogne di Romagna IGP, squacquerone di Romagna DOP, quanto basta, olio extravergine d'oliva, colline di Romagna DOP, quanto basta, in più, insalata a foglia larga già lavata, una carota julienne, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, spezie, erbe aromatiche, sale e pepe, quanto basta. Per la nostra ricetta utilizzeremo la parte più tenera dell'asparago verde di Altedo IGP, ma ricordate che le bucce e il gambo potete utilizzare per preparare un buon brodo o anche dei risotti. Affettiamo lo scalogno, mettiamo un po' di olio in una padella e facciamo rosolare lo scalogno affettato. Solo gli ultimi minuti aggiungiamo proprio i nostri asparagi perché dovranno restare belli, croccanti e verdi brillanti. Ora insaporiamo con sale e pepe e mettiamo da parte. Prepariamo gli altri ingredienti, in particolar modo il ketchup. Mettiamo il concentrato di pomodoro insieme a un po' di olio in una padella, aggiungiamo spezie e erbe aromatiche, il curry sta molto bene, anche la curcuma, poi un pizzico di sale e solo quando si sarà ben raffreddato uniamo anche l'aceto balsamico, mi raccomando. Incorporiamo il tutto fino ad ottenere una salsa omogenea, poi scaldiamo la piada il minimo indispensabile per renderla flessibile, la poniamo su un foglio di carta da forno, possibilmente compostabile, e andiamo a mettere qualche foglia di lattuga. Aggiungiamo il resto degli ingredienti, ovvero lo squacquerone, poi uniamo le carotine, il nostro ketchup aromatico all'aceto balsamico. Avvolgiamo il tutto così come avete visto nel tutorial, poi facciamo la stessa cosa anche con la carta da forno che si rivela anche un comodo involucro per portarla, non so, in una gita fuori porta, come pranzo in ufficio o anche al mare, perché no, viste le belle giornate. Io leggo con un po' di spago la cucina, poi solo al momento di consumarlo lo taglio proprio al centro ed ecco qua. Non sembra un osomachi di Romagna? Beh, un bellissimo colpo d'occhio. Beh, che ne dite? Dovete sapere che questa ricetta ha conquistato anche la nostra magica Orietta. Su www.unaricettaconorietta.it potrete trovare questa ed altre ricette preparate con le DOP e IGP dell'Emilia Romagna. Vi do un bacione e alla prossima. Ciao!